Buongiorno signori, benvenuti alla puntata 13 di Voyager. In questa puntata parleremo di un hacker informatico. Poco prima in quella campagna si vedeva tantissimo fumo nero perché l'hacker aveva fatto esplodere alcuni computer. E ancora non si è capito che virus sta usando questo hacker che fa esplodere letteralmente i computer. Adesso ascolteremo la testimonianza oculare di una persona a cui si è rotto il computer. Vado. Io stavo tranquillamente su Facebook e tutto un tratto mi è scoppiato il computer. Non so che reazione ha avuto, ma all'inizio lo schermo è diventato tutto rosso, poi un arcobaleno ed è esploso. Ma l'antivirus non aveva rilevato. L'antivirus non aveva rilevato niente, è come un virus invisibile, non riesce a rilevare niente. Ok. Questo virus, dal nome c'era scritto sopra il virus, quando è comparso il schermo rosso c'era scritto Herobrine. E non so cos'era. Herobrine si dica che sia un personaggio di Minecraft che distrugge tutto il gioco. Vabbè. Il capo poliziotto stava indagando buonasera sul caso. Grazie. Bene, abbiamo rilevato che cosa avete scoperto? Abbiamo rilevato il segnale e abbiamo scoperto che nella zona di queste campagne si trova il presunto hacker. E il suo computer non ha né codice di rilevamento, né antivirus su cui possiamo risalire, programmi, niente. Ok, allora adesso andiamo, esploriamo la campagna per vedere se troviamo qualche traccia del hacker informatico. Oh cazzo! Hacker informatico! Fermo, dove sei? Fermo! No, il computer! Ciao, no. Ciao, la serra! No! Prendi il computer! Adesso prendi il computer! Andiamo io! Si è addormentato! Datemi! Datemi! Incatenatelo qua! Incatenatelo! Qualcuno gli dia la mano! Un ammasso di ghiaccio! Adesso! Adesso! Censura! Dobbiamo interrogarlo! Raccontaci tutto! Via! Quello va cedere in coscienza! Raccontaci tutto! Ho trovato quel computer su quell'antico computer che somiglia alla macchina antica di Chedera. E lì c'era quel virus che ha preso il controllo di me del computer. Ah, la vedo! Vedo una cosa di pietra, quindi ha trovato un virus in quel computer di pietra? Sì, è infettato il mio PC. E come avete scoperto che è il suo potere? Beh, mentre navigavo internet il virus è iniziato ad agire da solo. E poi iniziano a infettare tutti i computer. Per farli esplodere. Dobbiamo andare a controllare. Ora tu mi ripassi il computer! Non ci credo! No! Fermo! Colpa mia! Fermo! Mi ripassi il computer! Stia calmo! Ehi, ripagare a lui! Andiamo! Andiamo a controllare! Io non ci credo! È mio! Non ci credo! Andiamo a controllare! Andiamo da quella parte! Dove si dice che ci sia quel computer? Adesso ando al tetto! Mo ti mangiano! Adesso dobbiamo stare attenti perché qua mannaggia qua la vegetazione è molto forte. Mi sono perso. No, sono saliti sul computer antico. Ho spento il computer. Nino. Boom! E il poliziotto
sta indagando. Ma in effetti sì, sarebbe il possessore del computer. Abbiamo degli ingranaggi che appartengono a un computer, però con delle diverse modifiche, a quanto pare. Sembra antico. Vediamo il computer. I suoi ingranaggi sono... sì, sembrano antichi. No, sono pietre. E confermato. Sono minerali. Però è strano, sembra un ops. È un... non comunque non appartiene alla sua data. Dobbiamo indagare ancora di più. Oh cacchio! Lager informatico se ne sta scappando! Le monete, le monete! Non può fare un picchiatelo, faccio! L'ho colpito! Si sta svegliando! No! Roberto, devi fare! Attenzione! Sedativo! Sedativo! Sto usando il potere dei virus! Cazzo! È morto! È morto davvero! No. È morto davvero! Lo andiamo a controllare? No! Va bene! Oddio! No! Si sta svegliando! Adesso ritornerà una persona normale. Datemi la mia mazza. Lasciate andare, ormai è troppo lontano. Che è successo? Vittoria dell'elettricità. Ah, ma fa culo, Giacomo, mi fai male. Che è successo? Porco Dio, che è successo? Signor Voyager, che è successo? Siete diventato un virus. Io? Sì? Che cosa... Sono proprio caduto. Che cosa avete provato in questa esperienza di diventare un virus? Mi sono poco corto. Andiamo da quella parte.
Cioè, raccontateci, cioè, è stato in un lampo, come se vi siete addormentato e poi risvegliato. Sì, sì. Non vi ricordate più nulla. Che è successo a quello? Muori! No, aspetta! Sta andando verso il suo creatore. Il virus. Diventa virus. Diventa virus. Camera me in una scossa. Userò questa granata. Diventeranno tutti uomini. Sono diventati computer. Con la granata sono diventati tutti computer. Prendiamolo prima che scappi. Prendiamolo. Signor Voyager, lasciatelo, appeso il computer. E lascia, un altro non serve un cavolo. Lo disattivo. Mai! È normale! Parla! Cosa volete sapere, diavolo? Quello che tutto quello che sai. Quel computer è posseduto! Nessuno lo può controllare! Da chi? Dal virus! Dal virus! Ma è diventato pure lei un virus! Lei si ricorda qualcosa dell'esperienza da virus? Sì, potevo correre molto veloce! E poi riuscivo a vedere dentro il computer! È stato orribile! Sapete la soluzione per questo virus? Ah. Oh. Mazza adesso, tenante. Fermo! Adesso che sei diventato. Adesso! Adesso che siete diventato virus per un po'. Avete scoperto la soluzione? Sì, bisogna distruggere quel computer subito. Distruggiamo il computer! Presto, bisogna distruggerlo! Presto, distruggetelo! Distruggetelo! Non si nasconde. Basta. Aspetta, usiamo una granata. Allontanatevi. Stop. Oh cacchio, è scomparso. È scomparso. Con la granata siamo riusciti a stopparlo. Quindi ce l'abbiamo fatta. Così la puntata 13 di Voyager è finita. Finalmente abbiamo sconfitto l'hacker informatico. Abbiamo trovato la soluzione a questo virus. Così se si ripresenterà sappiamo la soluzione. E così la puntata 13 di Voyager è finita. Oh.